Salve a tutti, siamo su Flight Radar 24 perché nella giornata di oggi, o meglio ormai di ieri, 23 giugno, alle ore 23, quindi le 11 di sera, ho sentito passare sopra casa mia, proprio sopra, un elicottero, il rumore di un elicottero particolare, che io ho identificato come Sikorsky HH60G, ovvero il Pavok. È strano in effetti sentire passare elicotteri, soprattutto nella mia zona di notte alle 11 di sera. Allora, ho guardato sul playback di Flight Radar e non c'era niente, non era presente questo elicottero e non c'erano presenti velivoli, diciamo, che potevano emettere quel rumore, a parte qualche volo di linea normalissimo che assolutamente non fa quel tipo di rumore. Sono andato ancora più indietro alle 20:30 orario UTC, che sarebbero le 22:30. Ancora non c'era niente, però avviamo dopo alcuni minuti. Ecco che spunta un caccia BU-ZRD22 sull'Adriatico e poi un altro qua vicino uguale BU-ZRD23 e più avanti ce n'è un altro BU-ZRD21. Sono degli F-16 dell'US Air Force che vengono dall'Adriatico, non si sa dove di preciso. E stanno andando verso il Veneto. Ora vedremo verso la base di Aviano che è qua sopra. Sono tre F-16, quindi abbiamo, e sono dell'US Air Force. Vedete che stanno salendo verso il Veneto a velocità sostenuta 846 km/h. Sono dell'Aeronautica Militare Americana, vedete tutti e tre. Ecco, uno è già quasi arrivato. Mentre gli altri quasi. Vedete, qua sopra c'è Aviano. Qua c'è Aviano, qua c'è la base, è grande in effetti, qualche imprecisione del radar che li localizza un po' qua e là, ma evidentemente ecco, uno è arrivato, il 21, arrivano anche il 22 e il 23 e spariscono qua in questa zona, eccoli qua, vicino alla base di Aviano. Ma non è tutto. Ecco che si è fermato anche il 23, sono tutti F-16 dell'Air Force. Vedete, 701 metri sono atterrati qua. Poco dopo, circa alle 23, diciamo, quando io ho sentito passare l'elicottero che io ho identificato come Pavok, quindi Sikorsky HH60G. Vediamo un Sikorsky proprio dello stesso modello, arrivare sempre dall'Adriatico, ora lo vedremo. Eccolo qua, Allied 1, proviene dall'Adriatico, in realtà c'è qualche imprecisione del radar anche qua, che lo localizza un po' a zigzag, però in linea di massima viene dall'Adriatico e sta andando verso Aviano anch'esso.
con un percorso non lineare, ecco che si porta verso Aviano, poi sparisce qua più o meno, ecco qui sembra fermarsi, ma in realtà probabilmente è arrivato anche questo da Aviano, anche questo è dell'US Air Force, vedete USAF. Quindi sono tutti velivoli dell'aeronautica militare americana e questi sono quelli localizzati sul radar. Chissà quanti sono quelli che non sono stati localizzati come quello che è passato da me, che era probabilmente questo tipo di elicottero, Sikorsky HHS-60G Pavok. Quindi c'è qualcosa in corso, non sono proprio dei Midnight Rider perché non era ancora mezzanotte, ma alle 11, però comunque sera tardi, è strano avvistarli questi velivoli la sera tardi, del jet sull'Adriatico e un elicottero dell'USAF che arriva alla base di Aviano. Quindi staremo a vedere se ci saranno degli aggiornamenti, degli altri avvistamenti in tutta Italia di velivoli dell'aeronautica militare americana e in caso segnalate, fatecelo sapere, fate dei video, delle riprese o quello che riuscite a fare, insomma. E ok, va bene, se ci saranno aggiornamenti farò un altro video. Grazie a tutti per aver seguito, buonanotte a tutti, ciao!